Buongiorno, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Allora, oggi per noi è sabato. Io e Giada ci siamo vestite, siamo uscite subito perché dovevo venire a prendere due cose al Lidl. Poi, arrivate al Lidl, c'era un sacco di carne scontata e quindi ne ho approfittato e l'ho presa. Così almeno con quella che ho preso ieri in offerta e con questa siamo a posto fino al prossimo stipendio per quanto riguarda la carne, anche perché capiterà che magari la mangeremo tipo un giorno sì e un giorno no. Comunque nel giorno in cui non la mangeremo, mangeremo i legumi, quindi comunque proteine o comunque magari le uova, eccetera. Quindi ottimo. Adesso andiamo fino in parafarmacia e poi dobbiamo andare a prendere Max che deve fare le prove per il pop e poi andiamo, mentre dopo che abbiamo portato Max andiamo ancora all'Eurospin e poi finalmente andiamo a casa. Allora, Giada si è presa per colazione un pezzo di focaccia e questa spremuta d'arancia fresca che ha fatto lì, e invece io ho preso questa qui già fatta. E boh, quindi adesso ci mettiamo in moto perché altrimenti non riusciamo ad arrivare in tempo per prendere Max, eccetera. L'aria si è riscaldata, meno intanto. Male, e ci aggiorniamo poi e dopo. Allora, io e Giada siamo tornate e adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Iniziamo dalle cose senza glutine che abbiamo preso in parafarmacia e che ovviamente non abbiamo pagato perché ho usato il buono, quello per Gabriele e Maurizio. Savoiardi, una confezione da 200 grammi della Char, due confezioni di cappelletti alla carne, questi qui della Massimo Zero da 250 grammi, questo pane per tramezzino. Queste gallettine che mi ha detto sono nuove della Cereal, queste qua gusto mediterraneo e queste qui gusto prosciutto. Petit biscotto classico, ne ho prese due confezioni. Questi panini della marca inglese, i Pamburger, questi qua sono integrali, veramente buonissimi. Mix per pane Nutri-Free, questo mix universale della Mario. E è ideale per pane, pizza e dolci. Questa fibre pan che è preparato per pane, pizza, focaccia. E poi questi ravioli del panificio Virgilio, ravioli di carne, sono duetti e ne ho prese quattro confezioni. E per quanto riguarda il senza glutine è tutto. Passiamo poi a quello che abbiamo preso al Lidl. Allora, ero andata in realtà per prendere alcune cose, ma poi ne ho trovate delle altre, tipo la carne in offerta, scontatissima, e quindi ho preso anche quella. Ho trovato i polpettoni, questi qua con tacchino, pollo e suino, a 2,50 euro l'uno invece che 5 euro, ne ho presi 3. Anche se per Natale o quando lo faremo siamo già a posto, questi qua li mangeranno in una qualsiasi altra giornata, perché comunque, come dicevo ieri, i ragazzi dalla prossima settimana staranno a casa 2 settimane tutto il giorno e quindi c'è bisogno che da mangiare. Poi con la carne che ho preso tra oggi e ieri siamo a posto, penso, fino al prossimo stipendio. Poi hamburger di tacchino, questi qua da 2, e ne ho prese 4 confezioni a 1,18 euro. Poi ho trovato le costine di suino che Maurizio me le chiedeva già da un po', anche queste qua scontate a 3,14 euro, quindi ne ho prese 3 confezioni da fare poi con i ceci. Sandwich integrale, pane per sandwich, per farci appunto magari anche pane Nutella, così Questi mandarini che sono di clementine di Calabria,
e mi ispiravano molto ed erano scontatissime. Poi ho preso dell'altro patè perché dobbiamo fare un altro cestino, quindi abbiamo preso il patè di carciofi, il battuto di olive, patè con funghi porcini e melanzane, ne ho presi due, peperoncini macinati, ne ho presi due, poi c'è patè di cipolle e tonno. Poi con i coupon lì che si sbloccano comprando c'erano gratis le crostatine all'albicocca. E quindi le ho prese così i ragazzi hanno un'altra colazione da portare a scuola per la prossima settimana. Pane per hamburger, ne ho prese tre confezioni da quattro panini, così almeno si possono fare il panino con l'hamburger, ketchup, maionese, eccetera. Tre confezioni di gallette di riso con cioccolato fondente. E erano in offerta 99 centesimi, siccome io principalmente le ho prese per Manuel perché gli piacciono tantissimo, me le ha chieste, quindi quando le trovo in offerta o non comunque gliele prendo. Siccome però ci vanno a mettere le mani poi anche gli altri fratelli, allora ne ho prese un po' di più, così Manuel ha la sua fornitura e se vogliono anche gli altri se le possono mangiare senza andare, diciamo, ad intaccare lui. Poi ho preso hamburger di pollo, questa qui confezione da 2,84 centesimi la confezione, ne ho prese 5. Poi gel per lavastoviglie, questo qui Eco 3 in 1, ne ho prese 2. Poi bocconcini di salsiccia, anche questi qui scontati a 1,53 euro. Ho trovato il kebab di pollo, questo qui scontato del 50% a 1,64 euro e ne ho prese 4 confezioni. Poi c'era veramente tantissima salsiccia scontata, questa qui la Luganega di suino con finocchio a 1,34 euro. Io ne ho prese 6, ma ce n'erano ancora tantissime. Ovviamente non è che potevo prenderla tutta io, poi comunque l'ho lasciata anche agli altri. Poi hamburger di suino, questi qua anche a 84 centesimi, due hamburger, ne ho prese 3 confezioni. Poi abbiamo trovato il macinato di suino e bovino a 2,79 euro, l'ho preso, ne ho presi due per fare le polpette, per fare il ragù, per fare un polpettone, per fare quello che vogliamo, perché comunque calcolate che quei tipo quei polpettoni lì io e Gabriele non li possiamo mangiare, neanche Maurizio. Poi c'erano scontate anche tantissime confezioni di bocconcini di petto di pollo. E queste qua, vabbè, erano solo al 30%, ogni confezione l'ho pagata 3,14 euro. Però, ecco, ne ho prese 5, pensavo di farle nella slow cooker, magari con le patate, con della verdura, cioè, insomma, le vedo molto bene dappertutto. Poi qui abbiamo due confezioni di mozzarelle che erano in offerta a 2,75 euro e ne ho prese due perché mi serviranno per fare delle ricette. Misto di legumi e cereali che avevamo gratis e quindi l'ho preso. La semola rimacinata di grano duro invece sempre col coupon al 50% l'ho presa perché la stavo già cercando da un po' di tempo perché vorrei provare a fare il pane. Questa orchidea che è bellissima, secondo me è un'ottima idea regalo anche da mettere in un bel cestino, ovviamente da chiudere quando si va a regalare, in modo che la persona lo apra subito e lo leva, perché sennò muore. Però è molto bella, poi c'è questo Babbo Natalino così, veramente bellissima. E poi ho preso i panini per hot dog, ne ho prese tre confezioni e uno sgombro che avevamo sempre gratis col coupon, che però Giada ha chiesto di mettere nel carrello quello che c'è alla fine delle casse. E intanto abbiamo trovato altre due buste antispreco. All'interno non ho ben guardato, sinceramente. Qui c'è un cavolfiore, dei pomodorini, un paio di banane, una mela, delle carote, penso mandarini.
Poi qua c'è un'insalata, un'altra insalata iceberg, delle mele, banane, pere, insomma pomodori. Comunque dopo, quando poi magari le apro, che vado a tirare fuori tutto, ve le faccio vedere bene. E comunque ottimo, direi. E qui abbiamo speso, prendo un attimo lo scontrino, 117,39 con 51 euro di sconti, perché comunque questi qua fanno tanto, quindi ottimo. E adesso appunto andiamo a scannerizzare, mettiamo via e poi vi faccio vedere l'ultima spesa. Penso che sarà l'ultima spesa di dicembre, così grande, delle cose che abbiamo preso all'Eurospin. E quindi eccoci all'Eurospin. Allora, abbiamo preso 6 barattoli di maionese grande per varie insalate russe, uova ripiene, eccetera. Poi un sacchettone di patate da 4 kg, una ghiaia per mesi, un pacchetto di queste crocchette che sono quelle che piacciono tantissimo a Oggi, sono quelle a forma di ossicino. Allora, visto che siamo sotto le feste, lo accontentiamo e gliele prendiamo. Poi un'altra marmellata di queste qui, di arancia rossa di Sicilia, un miele mille fiori, 4 confezioni di crescenza da 320 grammi, 2 confezioni, 2 pezzi di trancio di spalla cotta, 3 confezioni di lievito fresco, sempre perché è festa anche per i nostri animali. Gli abbiamo preso 2 confezioni, che le può mangiare anche Zacche, di questi stick con pollo. Abbiamo pensato ovviamente anche a Maisie, lei uno solo, tanto è da sola. 4 confezioni di mandorle sgusciate pelate, 3 confezioni di salamini di cacciatorini italiani, una confezione di mascarpone da 500 grammi, un detersivo per la lavatrice, questo qui è senza di argan, 4 margarine che sono in offerta con l'app, poi formaggio fresco, ce ne sono 6, ma penso che non ce ne siano altri in giro, 2 erano in offerta, cioè gratis con l'applicazione, quindi l'abbiamo preso, e 4 l'abbiamo preso noi. 2 confezioni di questo qui, questo caffè qui arabica 100%, 4 barattoli di salsa tonnata, che è anche questa qui scontata con l'app, 4 confezioni di ketchup, bottiglie, perché comunque tra patatine, hot dog, hamburger ci andava anche il ketchup. 2 barattoli di olive verdi denocciolate, 2 maionese, queste qui squisi che erano appunto gratis con l'applicazione, una confezione di sbarazzini che voleva la mamma, me li aveva chiesti, li aveva già detto ieri, visto che le piacciono tanto, comunque voglio dire, insomma, è giusto, Ciao. anche che si prenda cose che piacciono a lei particolarmente, e non solamente che viene dietro a quello che compriamo noi. Allora, visto che ieri l'ha detto, oggi gliel'ho presi. 4 pasta sfoglia rotonda senza glutine, 2 ricotta fresca, 2 confezioni, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 confezioni di grana padano DOP grattugiato, 7 confezioni di uova fresche, 6 pasta sfoglia rettangolare, poi questi cioco 5 cereali, questi cioco snack e questi biscotti al gusto vaniglia, e poi 12 bricchini di latte e 12 bricchini di passata di pomodoro. Adesso devo fare spazio, così vi faccio vedere il resto perché c'è ancora roba. Poi abbiamo preso queste caramelle al caffè, latte menta, frizzanti gusto cola, toffee al latte, limone arancia, poi nocciole sgusciate tostate pelate, un doppio concentrato di pomodoro, una confezione di caserecce,
due confezioni di pane per tramezzino, due confezioni di questi wurstel pollo e tacchino, uno ci servirà per le feste, diciamo, e uno invece volevo appunto fargli gli hot dog, così almeno sono contenti, mangiano qualcosa di diverso, sempre gratis con l'app per il raggiungimento della soglia. Siamo riusciti a prendere due confezioni da 4 pizzette margherita l'una. Anche qui sistemi una bella merenda. Un pane per bruschetta. Due confezioni di burro. Questi snack al formaggio per Maisy. E una confezione di gocce di cioccolato extra fondente. Non è ancora Ed tutto. ecco le ultime cose. 3 di formaggio dolce pasta filata, 2 di cavolini di Bruxelles, 1 di castagne morbide cotte al vapore, 3 broccoli e 4 verze. In tutto, per tutta questa spesa che vi ho fatto vedere dell'Eurospin, abbiamo speso 218,02 euro. Considerato appunto le cose che vi ho fatto vedere che sono gratis con l'applicazione, quindi il formaggio spalmabile, la maionese e la confezione di pizzette. Adesso andiamo a scannerizzare il tutto e ci aggiorniamo poi dopo. Thank you.
dov'è che vanno a finire le banane quando ne prendiamo tante che sono mature? Un Un bel po' frullato brutte. di banana. Giada, Ehi. che momento è? Le calendari del vento. Nella casellina di oggi troviamo la sbriciolata di pere e cioccolato e io l'ho presa l'idea dal canale YouTube di Veronica Barbiero. Vi lascerò il link qui sotto come al solito. E io l'ho trasformata senza glutine e ho aggiunto il cioccolato oltre a aver usato il latte normale, infatti la sua era vegana, la mia invece no. Gli ingredienti che serviranno sono lievito, pere, zucchero, olio, farina e latte. Il procedimento è veramente facilissimo e comunque lo potete vedere qui oppure poi nel reel che ha fatto Veronica sul suo canale YouTube. Thank you.
grazie per il telefono. Lascia stare lì, che devo guardare qua. Mi aiutate a prendermi il forno? Diceva 35 minuti, no? Allora qui c'è, vabbè, la casa del mio vicino con le luci, una nebbia pazzesca, ma volevo farvi vedere questo. Abbiamo messo anche le lucine fuori sul terrazzo.